E in questo caso direi dell'università, perché andiamo a vedere oggi come preparare tanti esami contemporaneamente. So che sono situazioni queste che sono come dei mostri che ti assalgono, no? Lo sappiamo, ci siamo passati tutti, eh. C'ho 5 esami, no? E uno già si immaginò le fiere dantesche, sì, erano 3 quelle. Andiamo a darvi adesso delle dritte su come superare questi momenti. Prima cosa, primissima cosa, te l'ho appena detto e te lo ripeto adesso. Sii preparato col cervello, sappi che ci potranno essere questi momenti. Ovviamente se uno si organizza bene, sempre, ci saranno dei periodi in cui abbiamo 2 esami, poi un altro periodo in cui ne abbiamo solo uno, un altro periodo in cui non avremo per niente esami. Io ti auguro che il percorso abbia sempre questa forma, però potrà accadere che ci saranno anche dei periodi belli tormentati. Dunque, preparati a giocare d'anticipo. La primissima cosa è proprio questa. Sapendo che per non trovarti con l'acqua alla gola, segui tutte le lezioni, mettiti al primo banco, in modo che potrai anche appuntarti tutti i concetti che sono più cari al professore. Al primo banco dobbiamo metterci, ragazzi, oltre che banalmente per non distrarci, ma anche e soprattutto per essere un po' simpatico al professore. E i professori, ragazzi, non c'è cosa più bella per loro di vedere un alunno che è interessato a quello che dicono, ma che soprattutto sta attento. Noi diciamo sempre, è il loro lavoro spiegarci, spiegare a delle mummie. Ovviamente è il loro lavoro, ma se vedono che queste mummie sono attente e al primo banco ci sono mummie che non sono mummie, ma dei faraoni che stanno super attenti, beh, allora andranno in simpatia. E oltre al fatto che gli esami saranno bravi, esigenti ma bravi con voi, potrebbe anche essere un'occasione per vivere le lezioni in modo alternativo e non semplicemente come un che barba, ste 2 ore, madonna, diritto privato, no, non voglio annacci, mi fa bioccare il professore. E sarà tutto una spada. Possiamo quindi andare al secondo consiglio, e cioè quando devi preparare 3-4 esami insieme o anche 2 esami, suddividiti bene gli appunti. A casa, nell'armadietto, è fatto un ripiano per ogni faldone di appunti, perché nei famosi periodi in cui hai 3 esami insieme, ogni secondo è prezioso e non possiamo stare a perdere tempo a cercare quel foglio, quel fascio d'appunti, tu quegli appunti che non riesco proprio a trovare. Capite il discorso? Anche questo è molto molto importante. Boh, abbiamo detto che il tempo è prezioso, è verissimo, e dobbiamo ottimizzarlo. Per ottimizzarlo ancora di più, come possiamo fare? Si studia bene assimilando le nozioni in modo interattivo, e cioè sottolineare note. So che sembrano cose inutili, ma mi devo mettere a sottolineare, ma non posso leggere, che ho il cervello stupido che non riesco ad assimilare quello che leggo. Se noi facilitiamo l'occhio, o meglio facciamo in modo che sia subito catturato sulle nozioni più importanti, ho sottolineato tutte le date che mi servono col giallo, ho sottolineato tutti i concetti importanti col blu. Se noi abituiamo l'occhio in questo modo, le nozioni arriveranno prima, e questo in termini di tempo si tradurrà in studio in 10 minuti piuttosto che in un'ora. Capite bene, ragazzi, che questo va bene non solo per preparare 5 esami in uno, ma anche per avere del tempo proprio per noi e per non impazzire pensando che, oddio, i 10 esami mi sommergeranno, peggio di Victor Hugo. Ma adesso un ultimissimo consiglio, dulcis in fundo, il più importante, quello che vi davo anche all'inizio, ragazzi: la motivazione. Siate, ragazzi, motivati. Sì, allora so che è un concetto, magari pare metafisica, che mi sta a dire questo, no, però è importante. Vedo parecchie persone che vanno all'università davanti alle difficoltà, come i famosi 5 esami negli stessi giorni, e dicono: no, ma non ce la faccio, no, no, ma non faccio più niente, no, ma morirò, no, ma finirà male, no, 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 no. Ed è proprio qui che è importante avere in mente la motivazione. Perché io sto andando all'università? Io sto andando all'università perché sono più forte di qualsiasi difficoltà. Io sto andando all'università perché so che riuscirò ad affrontare tutto, prenderò quella maledetta laurea, quella specializzazione. Se riesco, rimarrò anche all'università a lavorare proprio all'università perché è un ambiente bellissimo. Ma io la spunterò. Io sono più. So che sembra una banalità, sembra un concetto stupido, dice, ma che forse è una cosa pure un po' moralistica, però te lo voglio dire perché vedo tante persone che sono in balia degli eventi, no? Sono gli eventi che sono in balia nostra. Tutto il mondo conferma quello che sto a dire. Tutto il mondo conferma che puoi farcela. Quindi non è impossibile l'università, bisogna semplicemente essere organizzati. Ti invito ad iscriverti, oh, mi raccomando, iscriviti ed attiva la campanellina se ti piacciamo, se ti commenta, se vuoi lascia un like, che tanto noi rispondiamo sempre, ma soprattutto ci vediamo alla prossima e come sempre, cali e spera!